Un nuovo affitto ampiamente rimaneggiato viene bloccato sul pareggio per 1-1 dal fanalino di coda Bagno di Romagna. Privi di Fattori, Amantini, Stefanelli, Frabuoni, Radici, Federico Baldinini e Tommaso Raffelli, i gialloblu scivolano al secondo posto della graduatoria a 180 minuti dalla fine del campionato. A parziale consolazione dei nuovi affettesi il fatto che il Morciano, neo capolista con un punto in più dei gialloblu, debba giocarsi la promozione sul campo del Sant'Ermite nella prossima domenica. La tensione si vede come sul volto del mister Achille Fabbri, costretto a chiamare in panchina 5 under, mentre Viciotti, tecnico di casa, controlla già prima dell'inizio il cronometro. A Bagno di Romagna si è assistito invece a una partita spigolosa con poche emozioni. Locali in vantaggio al settimo grazie a una ripartenza avviata da Antonelli. Marcucci arriva sul fondo a sinistra e mette al centro un raso terra. Rinaldi anticipa Crociani, ma nel tentativo di dribbling su Silvani perde palla proprio a favore di Crociani, che da dentro l'area calcia di destra di potenza, infilando Semprini sulla propria destra. In nuova fete a pareggi i conti al 31esimo sul rigore procurato da Francesco Baldinini, ostacolato in area fallosamente da Bravaccini. Il replay ci mostra il rigore guadagnato d'astuzia dall'ex primavera dell'Inter. Dal dischetto capitano Rinaldi si conferma Cecchini implacabile, spiazza Margheritini. In nuova fete inizia a tirare fuori il naso dalla propria area di rigore, il Bagno si spinge in avanti, Marcucci fa da sponda per Silvani che conclude a lato. Nella ripresa, ospiti pericolosi dal corner, Cupi dall'angolo non trova la deviazione vincente, Crociani invece dall'altra parte non inquadra il bersaglio, mentre la parte più accesa del tifo di casa si sposta dalla destra alla sinistra della recinzione. Il solito Crociani mette al centro per la testa di Canali, Semprini blocca questa volta senza problemi. La palla della vittoria capita al 23esimo nei piedi di Mamutai, servito da Baldinini, l'esterno prova a colpire ma non riesce in tale intento, ma risulterà il migliore dei suoi. Nel frattempo viene annullato un gol al Bagno di Romagna, ma l'arbitro aveva fischiato qualche minuto prima. La posizione di offside di Marcucci è rilevata proprio da Ibrahim della sezione di Imola. Nel finale una conclusione per parte, Cupi chiama la parata a Margheritini, mentre da calcio piazzato Antonelli chiama l'attenzione Sempini che si rifugia in corner. 1-1 in finale, pareggio che non accontenta nessuna delle due formazioni.